sabato 26 novembre 2016, bentornati al Palacoverciano amici di Teleiride, dove il Pino Dragons cercherà di scacciare via la crisi contro una Sangiorgese che però viene da una ottima vittoria contro Moncalieri. Un saluto da Niccolò Ghinazzi, già trascorsi quasi 5 minuti nel corso di questo primo quarto. Avanti il Pino, avanti gli ospiti sul 10-4. Pino Dragons che viene dalla sconfitta esterna contro Bottegone 73-61, risultato a favore dei pistoiesi. Pino Dragons che è sempre più il fanalino di coda in questo girone A di Serie B, ma attenzione perché non si è lasciata demoralizzare la società di Luca Borzetti, ed anzi è intervenuta nel mercato acquistando una guardia di esperienza dal nome di Giovanni Rugolo. Intanto bel canestro di Terenzi, si diceva quindi Pino Dragons che si è rinforzato con Rugolo, il classe 81 che vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha giocato in Serie A, infatti 29 presenze per lui con la Viola Reggio Calabria. Rugo che è transitato anche da Firenze nella stagione 2002-2003, quando vestì la canotta del Firenze Basket. Intanto attacca il Pino con Passoni, finta il tiro Passoni, la dà poi a Marmugi, prova la penetrazione e va fino in fondo Luca Marmugi, portando i biancorossi a meno 3 dalla Sangiorgese. Sangiorgese si diceva che è reduce da un'ottima vittoria contro Moncalieri. Ci sono molti giocatori interessanti nel roster di Silvano Picarelli, infatti a cominciare da Simone Tomasini, 16,13 punti di media partita per il classe 93, per la guardia classe 93 della Sangiorgese. Ma elemento chiave di questa squadra è soprattutto anche Daniele Benzoni, capitano classe 80, 36enne terribile, dal quale dovrà guardarsi bene il Pino oggi. Magini prova il tiro ma sbaglia, ma c'è comunque il fischio arbitrale con il numero 22 che è Andrea Lunetta. Magini, e mette anche il secondo. Pino che si riporta a meno 1. Allora intanto recupera la palla Lenic che si fa avanti con Marmugi, palla per Rugolo, il neo acquisto, però cincisca un po', ma arriva lo stesso poi la sfera tra le mani di Terenzi. Poi Galmarini lotta con Benzoni in posto basso, Benzoni che poi riesce a recuperare palla, e allora riparte Tomasini, ancora Benzoni, finta il tiro, prova ad andare fino in fondo, sbaglia però l'appoggio a tabellone, fase molto alta di gioco in questo momento. E poi Marmugi sbaglia il tiro da tre. Sangiorgese che si rifà subito avanti con Benzoni che prova la tripla, la sbaglia però, poi lotta sotto canestro il numero 22 degli ospiti che mette a referto altri due punti. Rugolo, Galmarini in uscita, Marmugi, ancora Rugolo e poi il fischio
l'arbitro dopo il fallo commesso da Filippo Rossi. Intanto entra Andrea Filippi per il Pino. Pino ancora in possesso, rugolo per Maggini. In uscita il numero 21 di Fiorentini, poi Filippi scarica ancora per Rugo che tenta il tiro da tre, spara però una airball e allora la palla è recuperata da Tomasini che però se la fa soffiare da Rugo che allora va fino in fondo a mettere due punti importanti per il Pino che si riporta sempre a meno uno quando mancano 2 minuti e 30 dalla fine del primo parziale. Tomasini, bella finta, poi lo scarico per il tiro di Nuklić e poi il fallo di Cuccarese. Con la rimessa che sarà quindi del Pino. Maggini, Galmarini, dialogano ancora i due a metà campo. Maggini per Rugolo, è molto cercato il neo acquisto del Pino che prova a farsi sotto ma commette un fallo di sfondamento su Tomasini. Sotto subito la San Giorgese che prova con Priuli però sbaglia allora Rugolo per Galmarini sotto canestro, poi layup il centro dei biancorossi, viene però fermato e allora ad attaccare è sempre la San Giorgese con Tomasini che per poco non si fa soffiare palla da Terenzi, poi Tomasini liberissimo prova il tiro da tre ma lo sbaglia fortunatamente per il Pino, allora va a rimbalzo Andrea Filippi che la dà a Maggini che prova a costruire, tenta poi il tiro dalla media e lo mette Michele Maggini. Bella azione del numero 22 dei biancorossi che ora sono avanti di 1, 15-14 infatti il risultato a un minuto esatto dalla fine del primo quarto. Intanto esce Priuli per la San Giorgese, entra Tosu, nel Pino per ora la media punti più alta ce l'ha Lorenzo Passoni comunque con 12,38 punti a partita. Intanto fischia l'infrazione di passi l'arbitro con il Pino che quindi avrà a disposizione altro possesso. Che però qui perde palla e allora prova a rifarsi sotto la San Giorgese con il tiro da tre messo a segno da Gorreri e allora si riportano avanti di due gli ospiti che vanno sul 17-15, però Rugo prova ad andare fino in fondo e ci riesce il neo acquisto del Pino. Riporta il punteggio in parità sul 17-15, 12 secondi sul cronometro. Tomasini che tenta il crossover, viene fermato però da Filippi, poi Galmarini recupera palla e allora Filippi poteva andare fino in fondo però non riesce a fermare la palla e allora finisce qui il primo parziale 17-17.
Si rientra in campo allora per questo secondo parziale, il punteggio perfettamente in parità, 17-17, col possesso che degli ospiti, che vanno subito al tiro con Cuccarese, poi va al rimbalzo Toso, ma Galmarini lotta molto bene, allora poi la può ridare a Rugolo che dal perimetro finta il tiro, poi lo cerca veramente, trova però il ferro e esce fuori dal campo la sfera, e quindi la rimessa sarà nella San Giorgese, che con Cuccarese si fa subito avanti. Cuccarese che cerca come al solito Tomasini, arriva a blocco Toso, poi sempre Tomasini, serie di finte di Tomasini che però sbaglia il tiro, e allora il neo è entrato ieri Marotta, detto Bobo, per farsi avanti. Marotta che cerca Passoni, poi Galmarini, uscita sempre Marotta, Rugolo, finta il tiro, va fino in fondo, anzi no, poi la dà a Galmarini, Galmarini che sbaglia il tiro, e poi il fallo al rimbalzo di Andrea Filippi. Per ora il migliore realizzatore quest'oggi in campo è Diego Terenzi, 7 punti per lui. Terenzi che è un giocatore dal quale ci si aspetta sicuramente tanto, che sta un po' arrancando a dire la verità in questa prima parte di stagione, intanto trova la tripla da San Giorgese, si porta sul 20-17, però il primo si rifà subito sotto con Rugolo, per i finti del numero 21, poi sbaglia il tiro centrando il ferro, e allora riparte la San Giorgese con Guerreri, Tomasini, il numero 5 degli ospiti, chiama a 6 suoi, poi la dà Cuccarese che va fino in fondo e trova un bel layup. San Giorgese che quindi si porta sul 22-17 dopo 2 minuti del secondo parziale. Cuccarese che andrà anche al libero supplementare, e mette anche quello, il numero 4 degli ospiti, che allora si portano a più 6. Non deve mollare però il Pino, che prova allora subito la tripla con Lorenzo Passoni, che come molte volte in questa stagione realizza, e porta a meno 3 i suoi. Veramente grande prova finora questa stagione del numero 17 del Pio Dragons. Pio Dragons che riparte subito sempre con Passoni, che prova il tiro dalla media, lo sbaglia, va rimbalzo Galmarini però che mette il layup, appoggia al tabellone Lorenzo Galmarini, che trova canestro e fallo, e allora si porta a meno 1 il Pino. Si arriva al primo time out di questo secondo quarto.
Si rientra dal time out, allora va libero supplementare Lorenzo Galmarini per pareggiare i conti. Lo mette Galmarini, allora il punteggio torna in parità su 23-23. Recupero di carattere del Pino e dopo il distacco degli ospiti che andai sul più 6 riaggancia subito la San Giorgese. Ci vuole questo in fondo ai ragazzi di coach Salvetti, vinta e determinazione, non mollare mai, intanto però si rifà sotto la San Giorgese, sbaglia però contro me, allora Rugolo prova subito a farsi avanti, poi la dà a Marotta, in uscita Andrea Filippi. Lorenzo Passoni, blocco di Filippi, Passoni alla fine va al tiro, sbaglia però il tiro da due. Ed allora si rifanno sotto gli ospiti, scarico su Carete che poi fa un extra pass per Tomei che sbaglia però la tripla. Punti per Gorreri, per gli ospiti ad ora, che è il migliore della San Giorgese in questi primi due parziali. Intanto Rugolo finta il tiro, poi lo cerca e lo trova, grande tripla di Giovanni Rugolo. Chissà che dalle sue mani possa passare davvero la riscossa dei biancorossi. Certo è che Rugolo è un giocatore di esperienza che sicuramente potrà aiutare il Pino ad uscire da questa crisi. Intanto Rugolo esce e fa posto a Diego Terenzi. Salvo da Marotta, da là dietro poi per Cuccarese, bella stoppata di Passoni, però poi purtroppo c'è Piuli sotto canestro a mandare al 25 la San Giorgese. Filippi dietro per Goretti che mette due punti a referto e allora si porta a più due il Pino. Quando siamo arrivati a metà di questo secondo parziale, Cuccarese dietro per Tomei, c'è dei palleggi del play della San Giorgese che poi sbaglia la tripla, al rimbalzo va Cuccarese ma non riesce a stoppare la palla e allora la rimessa sarà per il Pino Dragons. Sentire anche i tifosi di casa, intanto qui al Palacoverciano. Passoni, finta al tiro da tre, la dà in uscita a Terenzi, poi recupera una palla vacante, Filippi che però sbaglia, fa del tiro centrando solo il ferro e allora può ripartire da me, però intercetta bene Marotta che poi la dà a Filippi che schiaccia e manda i biancorossi a più 4 sul 29-25. Grande recupero, grande palla recuperata da Vieri Marotta che poi ha servito un grande assist ad Andrea Filippi che ha schiacciato senza pietà mandando a più 4 i suoi. Buona prova per ora dell'Enic sta lottando, che vuole a tutti i costi uscire dalla crisi e portare a casa i primi due punti della stagione e i primi due punti anche in Serie B, perché ricordiamo che il Pino è all'esordio in categoria. Intanto c'è il fischio del direttore di gara,
Bassoni, andrà la rimessa per il Pino. Marotta, Bassoni. Ad Terenzi, che può andare fino in fondo, sbaglia però l'appoggio al tabellone. E allora riparte la San Giorgese con Benzoni, il capitano degli ospiti, che mette una tripla al referto, riportando a meno uno la San Giorgese. Davvero tremendo il veterano classe 80 della San Giorgese. Filippi viene stoppato proprio da Benzoni, e però poi arriva il fischio dell'arbitro. Con Terenzi, sì, è stato proprio lui a subire il fallo, che andrà ai liberi. L'ex Omegna che rimanda avanti il Pino sul 31-28, quando mancano 3 minuti e 13 alla fine di questo secondo parziale. Intanto però c'è il fallo fischiato ad Andrea Filippi. Rientra Tomasini per gli ospiti. La rimessa va a Rossi, che la dà proprio al numero 5 della San Giorgese, in uscita Tomei. Serie di finte del numero 55, che però sbaglia. Passaggio all'indietro per Rossi. Riparte il Pino con Michele Magini, Terenzi per Filippi, che si ferma dietro sempre a Terenzi, poi Magini cerca ancora Filippi, poi tenta il tiro da tre passoni, trova solo il ferro. E allora tripa sotto Benzoni per la San Giorgese, Benzoni che però sbaglia il layup, subendo comunque fallo. Benzoni che dunque andrà in lunetta. Rientra Galmarini intanto per il Pino, ci siede in panchina Andrea Filippi. Liberi Daniele Benzoni per la San Giorgese con il 36enne degli ospiti, che ha totalizzato per ora 9 punti, 2 su 3 da 2, 1 su 3 da 3, resto ai liberi. Torna a meno 1 per la San Giorgese, il Pino però si fa sotto con Magini. Uscita Goretti, palla poi per Rugolo. Guarda, bellissimo assist per Terenzi, che però sbaglia l'appoggio a tabellone. Si è inventato un assist sublime il neoacquisto dell'Enic. Peccato però che Terenzi non sia riuscito a finalizzarlo.
esce intanto Tomei per gli ospiti, rientra Anuklić. Secondo, portando a più 5 il vantaggio della Sangiorgese, che vola sul 38-33. Ultima azione probabilmente per Lenin, che si va avanti con Terenzi, all'indietro per Magini, poi Marmucci tenta la tripla, la sbaglia però di poco, allora però al rimbalzo va Goretti che sbaglia, però passaggio all'indietro che è intercettato dai Rossi. Tomasini guarda il cronometro, prova a sfondare in avanti, trova il tiro allo scadere e lo sbaglia, e allora finisce qui il primo tempo 38-33, il punteggio a favore della Sangiorgese. Quarto 38-33, il punteggio a favore della Sangiorgese. Sangiorgese che per ora ha trovato punti importanti, soprattutto grazie a Daniele Benzoni, suo capitano 36enne, che per ora sta facendo impazzire il Pino. Pino che però deve credere e che si va subito avanti. Trova il tiro dalla media, si riporta a meno 3 su 35-38.
anche la prova di Giovanni Rugolo per Lenik. Rugolo che ha collezionato sinora 8 punti. Intanto Tomei prova il tiro, centro il ferro, rimbalzo di Calmarini che però se la fa soffiare un po' ingenuamente da Ponzelletti. Allora il possesso è sempre della San Giorgese. Benzoni, crossover, prova il tiro, lo sbaglia, da rimbalzo di Terenzi che può rifarsi sotto, va fino in fondo Terenzi, anzi no, prova l'assist per Calmarini, ma Benzoni intercetta, è sempre lui, uomo in più della San Giorgese. Benzoni, end off per Rossi e poi fallo di Luca Marmugi su Filippo Rossi. Rossi poi cerca l'assist per Pozzoletti, poi il tiro di Benzoni, tra fortuna. Allora Rugolo può tentare la tripla e la mette, e la mette il numero 21 del Pino, e allora è costretto subito al time out Picarelli, il coach della San Giorgese. Calmarini allora che si va a sedere in panchina, rientra Andrea Filippi. La rimessa Rossi, Piuli, Tomazzini per Benzoni, liberissimo per la tripla, fortunatamente però trova solo il ferro, allora riparte velocissimo Rugo, l'assist per Filippi e poi la stoppatona
e poi la stoppatona di Daniele Benzoni su Andrea Filippi. Che atleta davvero il numero 6 della San Giorgese, che ha 36 anni riesce ugualmente a tirar fuori prestazioni di questo calibro. Però il Pino è sempre avanti con Marmugi, che mette 3 punti a referto. Luca Marmugi, 41-38, torna avanti il Pino grazie alla tripla di Luca Marmugi. Ora però ci prova la San Giorgese con Tommei, che però sbaglia, allora recupera molto bene Rugolo, che poi finta la tripla la dà Filippi, extra pass per Luca Marmugi che tenta di nuovo la tripla e ne mette un'altra, e ne mette un'altra Luca Marmugi. Allunga ancora, allora Lenik che vola più 6 su 44-38 dopo questo scatto di Luca Marmugi. Intanto però va fino in fondo Rossi per la San Giorgese, che si riporta a meno 4. Magini tenta la tripla, tenta però il ferro, allora Rugolo raccoglie il rimbalzo, scambia con Magini, prova ad andare fino in fondo Rugolo e trova il layup Giovanni Rugolo. Che giocatore, anche il numero 21, il neo acquisto dell'Enic, che anche lui, ricordiamolo, è un classe 81. Che atleta anche Rugolo, che sinora ha collezionato 12 punti. Sbaglia il libero supplementare però Rugolo Enic, che comunque conduce sul 46-40. Poi Benzoni sbaglia l'assist per Rossi, che però raccoglie ugualmente palla. Rossi che serve in qualche modo Priuli, e poi il fallo di Rugolo, fallo di Rugolo su Priuli, e poi Marmugi, no, un acceso diverbio con Benzoni. Molto nervoso Luca Marmugi. Thank you.
Giorgese non deve mollare assolutamente, però il Pino, che finora non sta certamente sfigurando, anche grazie alla prova finora molto buona di Giovanni Rugolo, che ora scambia con Magini, Magini per Passoni che tenta la tripla, c'entra il ferro e poi va il rimbalzo Priuli, che ha dato una serie di palleggi del play degli ospiti. Cuccarese, Priuli pressato da Goretti, ancora Priuli, assist per Rossi che viene fermato dalla difesa del Pino, però poi c'è il fischio arbitrale. Ed allora andrà un'altra volta in lunetta il numero 14 della San Giorgese. Ti mette il primo pareggiando i conti. E mette anche il secondo mandando avanti gli ospiti dopo molti minuti di gioco. Ospiti che conducono ora 47-46. Chiaramente è ancora apertissima la partita con Filippi che lotta con Cuccarese, che alla fine riesce ad ottenere il possesso. Cuccarese che andrà quindi alla rimessa. Rossi cerca di andare fino in fondo e ci va. E ci va, mettendo altri due punti per la San Giorgese, che va sul 49-46. Rugolo da Magini. Cerca veramente, c'entra il ferro però, e allora va al rimbalzo Toso, che però se la fa soffiare da Filippi che lotta in posto basso, ma clamorosamente non fisca niente l'arbitro. Questo era un fallo clamoroso su Filippi a mio avviso, e poi alla fine fisca l'infrazione di passi il direttore di gara, commessa da Cuccarese. Possesso allora per il Pino, deve riagganciare gli ospiti. Pino che avanti con il suo numero 22 Michele Magini, prova a darla a Marmugi, ma trova i piedi di Toso. E allora Rugolo alla rimessa, dove serve Magini, che però fa anticipare da Nuklić, che la dà Tomasini. Poi Cuccarese può tentare la tripla e la mette anche fortunatamente con l'ausilio del tabellone, va sul 52-46 allora la San Giorgese. Thank you.
Si rientra dal time out. A più 6 la San Giorgese, che è sul 52-43. San Giorgese recupera subito palla con Rossi, però Terenzi recupera di nuovo. Allora Rugolo può appoggiare al tabellone e accorciare sul 48-52, quando manca 2 minuti e 30 alla fine di questo penultimo parziale di gioco. E alla fine Cuccarese ha provato un curambolico appoggio a tabellone, però si rifà sotto sempre il Pino, che prova la tripla con Marmuggi, però sbaglia questa volta. E allora si rifà sotto Rossi, il numero 22 degli ospiti, che ha dato Masini, prova il tiro dalla media, sbaglia Filippi, allora raccoglie il rimbalzo, parte velocissimo Terenzi, scarico sul pastone, ancora Terenzi, prova la tripla e sfortunatamente non la mette, trovando solo il ferro. Ora può ripartire Tomasini per i suoi, blocco di Toso, Cuccarese finta il tiro, prova ad andare fino in fondo, scarico su Nuklić, ancora Cuccarese, prova la tripla, sbaglia, rimbalzo allora di Rugolo, la dà a Filippi, chiama a sé sempre Rugolo, è stato stretto da Nuklić, Rugolo che la dà a Terenzi, raccoglie poi palla passione ancora per Terenzi, è nell'angolo, prova l'assist per Filippi, ma intercetta Cuccarese, manda la palla in rimessa. Terenzi per Marmuggi, ma scadono i secondi a disposizione dell'attacco del Pino. E allora Nuklić può andare alla rimessa per i suoi. San Giorgio che nel frattempo mette in campo Tommei, esce Rossi, Tomasini, lotta al sottocanestro Tomasini e alla fine trova il fallo di Luca Marmuggi. Tomasini che quindi può andare in lunetta per la San Giorgese. Degli ospiti che tornano a più 6 sul 54-48. Intanto rientra Michele Maggini per il Pino, esce Lorenzo Passoni, Filippi, poi Rugolo che viene stoppato però da Toso, Rugolo e però lotta fino in fondo in posto basso e alla fine riesce a trovare il layup, mandando il Pino a meno 4 sul 50-54 quando mancano 19 secondi sul cronometro. Possesso della San Giorgese che si va avanti con Tomasini, scarico per la tripla sbagliata da Correri e poi allo scadere deve provare il tiro Rugolo, ma non riesce a finalizzare il numero 21 del Pino. Allora si chiude qua anche il terzo parziale sul 54-50 San Giorgese.
allora per questo ultimo quarto, ultimi 10 minuti che serviranno per capire se il Pino riuscirà a portare a casa il primo risultato utile in questa stagione. Alla rimessa Diego Terenzi, che cerca subito Michele Maggini, serie di palleggi del numero 22, trova in uscita sempre Terenzi, fa vedere Rugolo, chiama palla e prova ad andare più in fondo, poi cerca l'assist per Filippi, trovandolo Filippi ad indietro per Terenzi, poi l'appoggio del numero 11 a tabellone, però non riesce a trovare i due punti. Terenzi per ora autore di 11 punti in questa partita. Tanto Tomei, scarico per Correri, che mette 3 punti pesanti per i suoi, che vanno sul 57-50. Non deve mollare assolutamente però la squadra di coach Laposalvetti, che infatti prova a rifarsi subito sotto con Rugolo, che tenta il tiro da 2, lo sbaglia però, allora va al rimbalzo Benzoni, la dà subito a Rossi, ancora Benzoni per Rossi, pressato stretto da Rugolo, Benzoni end off per Correri, che tenta subito di nuovo la tripla sbagliandola però. E Pino che può andare quindi alla rimessa. Calmarini, scarico all'indietro per Terenzi, che finta il tiro poi lo cerca sbagliando però malamente, allora può andare al rimbalzo Priuli, che la dà subito a Tomei. Borreri, finta il tiro da 3, la dà poi a Benzoni in uscita, marcato stretto dal Calmarini, poi Rugolo soffia un bel pallone. Allora viene fischiato il fallo al direttore di gara con Rugolo, che può andare in lunetta. 17 punti finora per il nuovo acquisto del Pino, che sta sicuramente dicendo la sua subito all'esordio. Intanto rientra anche Lorenzo Bassoni. Si porta su 52-57 e che mantiene anche il possesso. Maggini prova l'assist per Filippi ma sbaglia e finisce fuori il pallone con la rimessa che andrà alla San Giorgese. Però Maggini, furbo ad intercettare la rimessa di Tomasini e a mettere due punti molto importanti per i suoi, che si riportano a meno 3 dalla San Giorgese. San Giorgese che però attacca con Tomasini, serie di finte numero 5, quella da Benzoni che tenta il tiro dalla media, sbaglia però, ha chiamato anche il fallo Benzoni, però si rifà sotto il Pino con Rugolo che tenta la tripla e la mette, e la mette il numero 21 dei biancorossi, che riporta così il punteggio in parità. Che impatto di Giovanni Rugolo su questa partita. Benzoni intanto prova in post basso a rimettere qualcosa, sbaglia però, arriva la palla tra le mani di Tomasini che sbaglia anche lui la tripla, rimbalzo allora di Filippi, colpino, può rifarsi sotto con Rugolo, sempre lui tenta ancora il tiro e mette anche questo.
sul 59-57. 22 punti finora per la guardia classe 81. Ancora lui. Da Calmarini rugono e poi c'è il fallo subito da Calmarini. Con Benzoni che va a protestare. Certo è che Rugolo sta letteralmente trascinando il Pino in questo ultimo quarto. 6 minuti e 16 sul cronometro. E Rugolo che intanto subisce un altro fallo. Anzi no, scusate, la rimessa è sempre della Sangiorgese che si va avanti con Borreri che va fino in fondo ma sbaglia il layup e poi c'è uno strano fischio del direttore di gara. È sempre del Pino. Comacini che cerca subito Rugolo, chiaramente è il più cercato dei suoi, il numero 21 che finora ha totalizzato 24 punti, 8 su 11 da 2, 2 su 5 da 3. Comacini cerca sempre Rugolo, prova a farsi sotto il numero 21 che però viene stoppato malamente da Priuli. Ha voluto un po' strafare in questa occasione Rugolo, però c'è il grande recupero di Andrea Filippi. Palla che arriva sempre tra le mani di Rugolo, poi Filippi prova ad andare fino in fondo e subisce il fallo, e subisce il fallo di Priuli. Giorgese che nel frattempo effettua un cambio, rientra Cuccarese, esce proprio Priuli, mentre nel frattempo va in lunetta Andrea Filippi. Secondo, riportando a più 2 il Pino sul 61-59. 5 minuti ancora da giocare in questo ultimo quarto. Rossi prova lo scarico su Benzoni, però c'è il fallo di Magini. Cerca poi Filippi che sbaglia il layup, però va subito Calmarini al rimbalzo a mettere altri 2 punti per il Pino e allora arriva il time out.
grazie anche e soprattutto a Giovanni Rugolo, autore finora di 24 punti. Intanto ferma il gioco il direttore di gara e c'è un cambio per la San Giorgese, esce Gorreri che rientra a Toso. San Giorgese alla rimessa con Cuccarese, Tommei. Cerca Benzoni che va a tentare la tripla, la sbaglia però il numero 6 degli ospiti, il rimbalzo per Michele Magini. Avanzare e darla a Lorenzo Passoni, incita poi Andrea Filippi, Galmarini and off sempre per Magini, blocco di Galmarini, palla che finisce tra le mani di Rugolo che trova poi il fallo di Filippo Rossi. Rimessa sarà quindi sempre dei biancorossi di coach Lapo Salvetti. Rugolo per Magini, in uscita Rugolo per tentare il tiro, viene stoppato però da Toso, allora riparte poi anche Rossi che prova a ridarla sempre a Toso, rientra però la difesa dell'Enic che riesce a non far tirare il numero 40 della San Giorgese. San Giorgese che però è sempre in possesso con Tommei, scarico per Cuccarese, ancora Tommei, prova la tripla, il play degli ospiti però sbaglia e allora raccoglie il rimbalzo Rugolo, palla che finisce poi tra le mani di Magini, prova ad avanzare, tenta il tiro dalla media, Magini lo sbaglia, sfortunato il numero 22 dell'Enic che sinora ha raccolto solo 4 punti in questa partita. Tanto Benzoni esce tra le linee, prova la tripla ma la sbaglia, allora c'è sempre il rimbalzo raccolto da Lenic che avanza con Rugolo che però quasi sbasca la palla da Rossi ma cerca di andare fino in fondo, alla fine il numero 21 dell'Enic che poi la passa indietro per Filippi, il quale però sbaglia il tiro da 2. Appena 2 minuti e 40 da giocare, trova la tripla Benzoni, palla che viene risputata dal ferro fortunatamente per l'Enic. Enic che allora può avanzare sempre con Michele Magini, peccato stretto da Tommei, ancora Magini, bella assist per Filippi che da ancora Magini, prova la tripla Magini e la mette! E la mette! Michele Magini, 66-59 il punteggio a 2 minuti e 12 dalla fine della partita, con la San Giorgese che è costretta a chiamare il time out. Ancora da giocare, San Giorgese in possesso con Rossi che cerca sempre il suo
cerca davvero alla fine, sbaglia però, e gran rimbalzo, grandissimo rimbalzo raccolto dal solito ottimo Giovanni Rugolo. End off poi per Michele Mangini. Minuto 30 ancora da giocare, Pino che conduce a più 7 sul 66-59, tiro quasi impossibile di Magini che infatti lo sbaglia. Allora riparte la San Giorgese con Rossi che poi serve con Tommei, trova la tripla e riporta i suoi sul 62-66. Quando manca 1:12 ancora alla fine della partita, Rugolo trova il fallo di Filippo Rossi. Ed allora va in lunetta numero 21 dell'Enic. I liberi, Rugolo riporta il Pino sul 68-62 a più 6 dagli avversari che si fanno sotto con Benzoni che prova ad andare fino in fondo per in qualche modo trova due punti per la San Giorgese. Rugolo per Magini che serve Filippi, ancora Magini, Marini per Rugolo che guarda il cronometro e tiene palla. Ancora Rugolo, prova a servire Passoni e poi fischio veramente scandaloso del direttore di gara che fischia il fallo di sfondamento di Rugolo che però era stato chiuso da ben due avversari. Qui a mio parere ha sbagliato completamente il direttore di gara. Secondi ancora da giocare, dovrà sudarsela fino all'ultimo il Pino. Il possesso ora è della San Giorgese che avanza con Tommei, prova la tripla e la mette, si riporta a meno uno la San Giorgese. Incredibile davvero qui al Palacoverciano, 30 secondi dalla fine e tripla trovata. Tripla trovata da Tommei che riporta a meno uno i suoi. Con il Pino che è costretto a chiamare il time out. Trova il fallo
secondi dal termine. Intanto esce Priuli e rientra Guerreri per gli ospiti. Partita casalinga contro la San Giorgese per 69 a 68.